proposito di quanto sia difficile, come dire, smontare alcuni luoghi comuni, sulla home page di oggi del Corriere della Sera, per tutta la mattina, l'ho scoperto perché ho fatto lezione agli studenti, per tutta la mattina c'era il seguente titolo: gli statali mandano in rosso l'INPS. Quando la notizia non è che gli statali, ma sono le amministrazioni che non hanno versato i contributi degli statali che stanno mandando in rosso. Però il messaggio che passa è quello: gli statali stanno facendo fuori l'INPS. Immagino che Riccardo Bellofiore voglia rispondere su tutto, però una domanda, è sempre nei limiti dei tempi che ci siamo dati, te la volevo fare. Uno degli slogan che si sentono in questi mesi da, diciamo così, i movimenti, i vari occupai, è: non la paghiamo noi la crisi. Poi si aggiunge il diritto all'insolvenza. E tu invece dici: no, guardate, non si può fare. Questo è proprio sbagliato. Perché? Tu a cosa ti riferisci quando dici di... perché diritto all'insolvenza, con qui abbiamo un esperto, vuole dire molte cose. Posso arrivarci nel mezzo del ragionamento? Stavo scendendo la pagina. No, mi ricordo, quel libro l'ho visto. No, io vorrei partire dal libro di Tremonti che lui stesso citava, Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni. Io quel libro me lo ricordo bene perché allora, ero molto più giovane, lavoravo alla rivista L'Indice dei Libri del Mese e mi è stato dato il compito di fare una breve scheda di 20-30 righe. Un mio amico che si chiamava Marco Revelli, credo sull'Unità, fece allora una recensione entusiastica. Io riportai le tesi del libro e chiusi più o meno dicendo: beh, vedremo come andrà a finire. In maniera del tutto sbagliata, io ho incontrato amici che decenni dopo mi incontravano sul treno e con l'esperienza di Tremonti, ministro di Berlusconi, mi stringevano la mano. Io devo dire che invece da Tremonti lo continuo a leggere sempre e imparo sempre. Devo dire che ho un po' la reazione della persona che è affascinata, no? E quindi deve fare forza su se stesso, perché ci sono una serie di elementi che non mi convincono o forse sono un po' veloci. La categoria di mercatismo, io capisco, credo, quello che vuole dire Tremonti, dopodiché quando io guardo quello che è successo dagli anni 80 in poi, io vedo forti interventi politici dei cosiddetti liberisti di sostegno della domanda. Cioè, quando loro ci hanno provato all'inizio degli anni 80, tutte le parole dell'indipendenza dallo Stato e dalla domanda si sono volatilizzate. Hanno praticato una gestione politica della domanda. Lo ha fatto Thatcher, non volevo aver spento, si sente? L'ha fatto non Thatcher, scusate, Reagan, quello che adesso Krugman chiama il weaponized keynesianism, il keynesismo militarizzato del secondo Reagan. Lo ha fatto poi Greenspan, perché Greenspan ha gestito politicamente il consumo delle famiglie indebitate americane. Allora, io in questo rimango dell'idea che l'economia capitalistica esiste se si trova una domanda. Se non da sempre, da molto, la domanda è politicamente gestita. Tu puoi ottenere la domanda esportando più di quanto importi, ma su scala planetaria non ce la fai. Puoi avere una dinamica innovativa delle imprese, non basta da molto tempo. Se non hai la spesa pubblica, avrai il consumo a debito. Questa storia è finita. Allora, un problema che chiunque si deve porre è: qual è il nuovo motore? Riusciamo a riattivare i vecchi motori e così via? A me questo non pare che sia convincente. La gestione politica della domanda continua ad esistere, il mercato non è indipendente dalla politica. C'è un assente dai discorsi che abbiamo fatto qui, in parte si arriva alla questione del diritto all'insolvenza, ed è la dimensione dell'Europa e dell'euro, se non qualche citazione alle manifestazioni. Io mi aspettavo che intervenissimo un po' su questa dimensione, perché se no facciamo un'analisi come se fossimo in America, sarebbe esattamente la stessa,
la stessa cosa. Io temo che noi ragioniamo su una logica duale del tipo euro sì, euro no. C'è un libro che si chiama Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta che ogni tanto cito, ad un certo punto dice: guardate che questa logica occidentale non funziona tanto, c'è una terza possibilità che in giapponese si chiama mu. Mu vuol dire né sì né no. La verità della risposta non sta nella domanda che tu devi riformulare. Ora, io credo che, stanti le cose così come stanno, e in questo, come dire, sono in contrasto con Fassina, le dinamiche naturali stanno crescendo, facendo crescere il rischio di esplosione, che io pongo al 49,5%. Contemporaneamente, però, la realtà dell'altro, io tendo a chiamarlo la bestia di classe, ci metto anche Monti, ci metto anche Draghi, persone che io rispetto, cosa stanno facendo? La realtà la cambiano la struttura, cambiano gli interventi. Io devo dire, mi sono letto le ultime cose di Draghi, grande intelligenza. Se qualcuno pensa che la Banca Centrale Europea o le realtà europee non stiano cambiando, è tutto il contrario. Cambiano notevolmente, è vero che si farà di tutto per far saltare in aria il sistema, quello che però avverrà per lungo tempo come risultato, la 49,5%, è una lunga stagnazione. Le contraddizioni delle varie politiche condurranno in avanti sulle due strade il rischio di esplosione, ma saranno il pungolo necessario delle trasformazioni e delle trasformazioni di quella cosa che si chiama anche rapporti di classe, si chiama attacco al lavoro non solo dipendente ma attacco al lavoro del settore pubblico, si tratta dell'apertura di nuovi settori di valorizzazione, si tratta dell'attacco alle donne che sono colpite da varie dimensioni, il welfare, il tipo di occupazione che trovano, magari occupate di più e di meno. Allora, in questa logica a me sembra che tutte le prospettive puramente redistributive abbiano dei limiti, che sul contesto europeo quelli che dicono usciamo dall'euro e riacquistiamo l'autonomia nazionale, beh, cascano sotto la critica di Fassina, ma quelli che dicono beh, tutto sommato noi abbiamo il diritto all'insolvenza, che è un'altra cosa, da noi il debito non lo paghiamo, sostanzialmente si illudono. Do un argomento banale: quando tu hai un debitore hai anche un creditore. Allora, di chi stiamo parlando quando diciamo che va in insolvenza? Perché dal lato dei creditori nel contesto europeo ci sono tonnellate e tonnellate di famiglie. Qui arriviamo a una caratteristica di nuovo che noi tendiamo a trascurare. Il nuovo capitalismo, io non sono solo parzialmente d'accordo su questo punto con Paolo Ferrero. La dimensione di classe la conosce benissimo, la dimensione del lavoro pure. Ha fatto due operazioni. Ha incluso le famiglie anche della classe media, poi anche delle classi povere, dentro il capitale, quei famosi 12, e il famoso Clinton, no? Che straccia l'ultimo baluardo dei guardrail che aveva posto Roosevelt, è lo stesso che in quel momento fa una cosa di sinistra e dice sì, ma adesso mi finanziate le famiglie povere. 5 anni fa il Senato aveva approvato una norma mai applicata, la finanza ci si è lanciata sopra a guadagnare. Però io credo che la finanza e i capitalisti sanno che non producono senza lavoro. È vero che ci sono i 12 a 1 di cui parla Tremonti, ma quello che si redistribuisce sta dentro sempre quell'uno. Globalizzazione come fenomeno generale e assenza di Stato, o comunque subalternità radicale dello Stato, beh, su questo ho sostanzialmente qualche dubbio. Di nuovo, la Cina è un fenomeno che non è spiegabile solo con i bassi salari, è spiegabile con
con particolare politiche statuali, con il fatto che parte della Cina sono imprese americane, con il fatto che hanno fatto una politica intelligente che in Europa, figuriamoci nei singoli paesi nazionali, non si è fatta, cioè si sono costruiti, a partire dai bassi salari, una struttura economica molto compatta. Loro devono importare sostanzialmente, necessariamente, solo poche cose, macchinari di alta qualità e beni di consumo di alta qualità. Chiudo su questo punto. Allora, io credo Paolo Ferrero è stato un'eccezione in questo, anche se parziale, che noi tendiamo ad usare sostanzialmente, che lo diciamo o no, due categorie, che sono popolo e finanza. Non utilizziamo veramente la categoria classe. Paolo l'ha usata per dire che la finanziarizzazione è una forma della lotta di classe e modo di produzione. Io devo dire, Paolo lo sa, che non sono molto convinto del fatto che il problema sia una cattiva distribuzione della ricchezza. Significa questo che io penso che la distribuzione della ricchezza è buona? No, penso che il problema di una crisi capitalistica è che a un certo punto qui ci deve essere un diverso modo sì di gestione della domanda, ma anche di modo di produzione. Quasi nessuno di voi qui conosce un nome che è quello di Ayman Minsky. Non era un comunista, è stato socialista da giovane, ferocemente anti-leninista. È uno che è andato ben oltre quello che la sinistra economica più radicale in Italia, di cui facciamo parte Fassina, io, altri in questa sala, sa dire. Quello che sa dire è più redistribuzione, la banca centrale che interviene a salvare, e poi dall'altro lato la spesa pubblica che ci salva. Lui, ma questo l'ha detto all'inizio degli anni 70, nella crisi del keynesismo, ha detto, guardate che questo sistema, parlava del keynesismo, è un sistema che produce male, che non uscirà mai dall'instabilità, o crolla con i fenomeni che noi stiamo vivendo, di deflazione da debiti, scoppio delle bolle finanziarie, eccetera, o crolla nella stagflazione. Bisogna tornare al 1933, per chi si produce, cosa si produce. Cosa aveva in mente? Aveva in mente il New Deal. Perché lui era giovane in quel momento. In quel momento c'è stato uno Stato il quale si è posto il problema di socializzare l'investimento, definire cosa si produceva, definire l'occupazione. Allora, questa si chiama socializzazione della produzione, socializzazione degli investimenti, eccetera. Io sono convinto che da questa crisi, prima o poi, se ne uscirà così, magari da destra. Martin Feltri nel 2008 ha detto, per gioco veramente in termini marziani, abbiamo bisogno di valori d'uso sociali, abbiamo bisogno di più spese per la sicurezza, di più spese militari, di uno Stato che la smetta di avere questi miti del non spendere e spende in disavanzo per queste cose, che sono cose serie, che non mettono in crisi la finanza, che non mettono in crisi il lavoro. Questo a me sembra il problema. Chiudo con questa frase che da dove si dovrebbe cominciare. Siamo noi in grado di porci al livello a cui si pongono Draghi e Monti, che è un livello europeo, o no? Perché se no, hanno ragione i miei amici economisti di sinistra che fanno i giocatori di poker e i giocatori di risico. Cominciano a dire, ma il nostro governo non è bravo perché non rialza la posta, non va a vedere il bluff dei tedeschi, dovremmo avere di più la dimensione dello Stato nazionale. Io penso che non capisci il capitale senza lo Stato nazionale, non hai una politica di sinistra se non con una classe operaia, classe lavoratrice e dei movimenti di tipo internazionale. Io mi chiedo come mai non ci sia una manifestazione in Italia come altrove, come mai non sia pensabile fare delle manifestazioni europee nello stesso giorno nelle capitali.